La narrazione è il fuoco che l'uomo accende per raccontare una storia, intorno al quale da sempre le persone si possono sedere per ascoltare il perché, il che cosa e il come qualcuno ha fatto un qualcosa degno di essere narrato. Ed è proprio per quel qualcosa degno di essere ascoltato, capito e ricordato che poi gli uomini hanno deciso di tornare e ritornare intorno al fuoco per rimanere insieme e costruire una comunità. Pertanto la storia dell'uomo è racconto, la cultura dell'uomo nasce dal racconto, tutto è racconto. Il racconto è capace di afferrare l'essenza della nostra esperienza e riproiettarla in avanti come sogno di una vita migliore. Il racconto pertanto dà significato alla vita, dando un senso al presente per costruire il futuro. Il racconto mette in correlazione le persone, così che non solo non si sentono sole, ma condividendo tra loro principi, valori e conoscenze si rafforzano e generano nuova cultura. Il nostro racconto del 2021 è la nostra storia di una nuova cultura per una nuova epoca. I forti venti di cambiamento spirati all'inizio di quest'anno hanno alimentato il nostro fuoco e portato via ciò che non serviva più e ciò che è rimasto ha dimostrato tutta la sua forza. In mezzo alla bufera non è facile capire che cosa rimarrà e che cosa se ne andrà, ma quando torna il sereno si può vedere con esattezza che quanto è successo non poteva essere diversamente. Chi ha resistito al forte vento dunque ora è più forte, ed è più forte non solo perché ha resistito, ma soprattutto perché è protagonista di questo grande momento, e in quanto protagonista non solo fa parte del racconto, ma a sua volta lo può raccontare. Ecco, la forza del vento sta tutta qua, è la possibilità di raccontare la bellezza del combattimento. Combattere per un'idea, per uno stile di vita, per un modo di essere e di fare, improntato sul bene comune che genera felicità per tutti. Uscire dal proprio egoismo per mettersi a disposizione dell'altro. Lavorare e vivere su principi etici che muovono verso la ricerca della qualità, che spinge a sua volta verso una nuova qualità. Essere disposti a donare la nostra parte migliore. Ecco che cosa la forza del vento ha esaltato, il grande senso di appartenenza a tutto questo. E proprio per questo il 2021 è stato e rimarrà nella storia come il grande anno, dove, insieme con grande spirito felice, abbiamo messo le fondamenta per costruire un grande futuro. Eh sì, il racconto contiene proprio questo. Mentre racconti il passato, stai costruendo il futuro, vivendo il presente. Il 2022 lo immagino come un anno in cui la correlazione, che nasce dall'appartenenza ai nostri grandi valori, su cui negli anni abbiamo sviluppato nuove conoscenze, che poi hanno generato nuove competenze, ci porterà tutti a raggiungere traguardi più importanti, traguardi che parlano di grandi, nuovi successi sulla via della felicità. Perché questa correlazione si realizzi, sarà fondamentale cooperare, parola segnale di grande significato e di grande senso per la mente umana, che significa appunto mettersi a disposizione, giocare con nuovi schemi, spostarsi dalle proprie certezze, pagare il prezzo che deriva dall'abbandonare le proprie abitudini che spesso coincidono con le nostre migliori competenze e soprattutto lucidare e rilucidare il proprio talento per generare così un nuovo tempo. Pertanto la cooperazione è un grande atto di coraggio, possibile solo se il futuro che immaginiamo lo riteniamo premiante e migliorativo, cioè un futuro dove la nostra persona sarà ancora più stimata e stimabile, amata e socialmente importante. Questo è il 2022 che immagino, un anno dove mettendoci a disposizione dell'altro possiamo diventare migliori, amplificando così il nostro senso di appartenenza che renderà il nostro racconto ancora più forte e più bello da ascoltare. Questa è la forza della narrazione che genera correlazione. Guardare la realtà insieme alle persone importanti della nostra vita e sentire dentro di noi che vediamo quella realtà con lo stesso significato ci riempie il cuore di gioia e ci fa capire che appartenere è un cammino che dà senso alla vita e genera correlazione che crea la giusta atmosfera. Un grande abbraccio, Giorgio.